Antonio Marino, i lavoratori della provincia ancora non trovano una soluzione? Nel modo più assoluto, ci eravamo illusi che con il presidente Gambacorta si poteva fare un ragionamento un poco diverso. C'è stato un certo input positivo all'inizio, ma poi si è fermato tutto. Così non si risolvono i problemi. I problemi si risolvono con una contrattazione seria e programmata. Cioè, ormai siamo arrivati nel 2015 con delle aspettanze arretrate del 2012. Aumenti contrattuali, se non sbaglio errato, è l'unico ente che dal 2010 non riconosce gli aumenti contrattuali. Quindi siamo proprio veramente allo scuccio. Io voglio fare una provocazione, ma la voglio fare sinceramente perché sto perdendo anche lo spirito battagliero. Io dico, o si impegnano tutte le forze delle politiche, da destra a sinistra, perché ormai non hanno già la fiducia da parte della popolazione, perché tutte le tornate elettorali lo dimostrano. Ma comunque, signori, non se ne fregano, è una casta che vive su un mondo di sogni. Allora, la provocazione è chiara: o ci licenziate, ma fatelo subito, o se no mettiamo mano a questa riforma della legge e cerchiamo di fare le cose serie. Le soluzioni ci sono, abbiamo detto tante volte. Noi potremmo sicuramente allargare le nostre competenze su tante e diventare veramente una risorsa per la comunità. Ma la provincia ha anche mezzi a parte il personale, quindi potrebbe essere effettivamente utilizzata in maniera più incisiva sul territorio? Ma questa è la cosa assurda, cioè qualche volta dobbiamo fare una intervista io devo portarvi a farvi vedere quello che c'è. Noi fra automezzi e roba del genere, cioè noi abbiamo 4-5 autobotti, escavatori, ruspe, biotrituratori, abbiamo di tutto, cioè ci saranno secondo me un paio di milioni di attrezzature, mai utilizzate, sono parcheggiate da 3 anni, non sono neanche assicurate. Io dico, ma è giusto che i soldi del contribuente debbano essere fermi in quel modo là e non ci mettono in condizione di poter lavorare e di poter portare? Qua si viola tutti i giorni, io non mi stancherò mai di dire, lo Stato è il primo delinquente, si viola sistematicamente l'articolo 36 della Costituzione. Loro non è un favore che ci fanno pagandoci la mensilità, è un loro dovere, è un nostro diritto, quindi basta queste sottomissioni e basta, deve pagare la regione, a me non mi interessa, io sono ignorante, non so leggere, lavoro per l'ente provincia mi deve pagare.